Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi andiamo a preparare l'ultimo pane che mancava, quindi un classico tipo altamura con il lievito madre, però quello disidratato. Andiamo a seguire quello che è il disciplinare del pane di altamura. Ovviamente ci sono delle farine speciali particolari all'interno di questo disciplinare che rendono caratteristico questo prodotto, e noi queste non le abbiamo. Io sto utilizzando della semola rimacinata, che comunque è di buona qualità. Adesso infatti la state anche vedendo. Va bene, allora siete pronti? Andiamo a vedere la fase numero 1, che è la preparazione del lievitino. Dopodiché andiamo a vedere la preparazione dell'impasto, e poi c'è una sorpresa meravigliosa che la vedrete all'interno del forno, ma ne parliamo subito dopo la pubblicità. Preparazione. Prima di parlare del lievito madre disidratato, facciamo una piccola parentesi sul lievito madre che abbiamo fatto in casa. Per seguire questa ricetta dovete rinfrescarlo 3 volte con la semola ogni 4 ore. La percentuale di idratazione deve essere al 60%. Quindi, per esempio, prendete 100 g di lievito madre, aggiungete 100 g di farina e 60 g di acqua. Questo per 3 volte. Alla fine ne prelevate 200 grammi, li fate maturare per 4 ore, il resto lo rimettete in frigo. Ma veniamo alla preparazione col lievito madre disidratato. Prima di tutto dobbiamo fare un lievitino e abbiamo bisogno di 50 grammi di semola di grano duro rimacinata oppure integrale. Poi 70 grammi di lievito madre disidratato e 80 millilitri o grammi, che è la stessa cosa, di acqua. All'interno di una bowl più grande inseriamo il lievito madre disidratato e la semola rimacinata di grano duro. Come vi ho detto anche prima, poteva anche essere quella integrale, nessun tipo di problema. Mescoliamo bene e aggiungiamo gli 80 millilitri di acqua. Quindi otteniamo un composto omogeneo e poi lo andiamo a lavorare sul tavolo per ottenere una pallina. Questo lievitino lo mettiamo all'interno di una bowl, copriamo con uno straccettino e facciamo riposare per almeno 4 ore. Trascorse le 4 ore, il risultato che abbiamo ottenuto è questo. Vedete, ha raddoppiato il proprio volume e soprattutto guardate le bollicine che ci sono sotto, fantastico. Se al posto di utilizzare il lievito madre disidratato avessimo voluto utilizzare il lievito madre, quello che abbiamo fatto noi in casa, questo è il momento adatto. Ne abbiamo bisogno di 200 grammi, vedete? Fantastico. Andiamo a vedere gli altri ingredienti. Abbiamo bisogno di 1 kg di semola di grano duro rimacinata, va bene sia quella normale che quella integrale. Poi non è ad altissima idratazione, è un pane al 60%, quindi 600 ml di acqua e 20 g di sale. All'interno della planetaria inseriamo i 200 g di lievitino, oppure in alternativa, se avete il lievito madre dopo che l'avete rinfrescato 3 volte come vi ho spiegato in precedenza, inserite quello, 200 g di lievito madre. A questi aggiungiamo 200 ml di acqua e cominciamo ad impastare affinché si addolcisca. Dopo un paio di minuti inseriamo anche il sale. In questo caso possiamo metterlo vicino al lievito madre proprio perché è lievito madre. Se fosse lievito di birra avrebbe creato dei problemi di lievitazione. In questo caso possiamo metterlo qui perché diventerà un regolatore della lievitazione. A questo punto inseriamo tutta quanta la semola e avviamo la macchina. A filo inseriamo anche l'acqua in questa maniera, vedete? L'acqua è importante che sia ad una temperatura di 18 gradi. Inizialmente otterremo un impasto duro, poi pian piano quando avremo inserito tutta quanta l'acqua, questo impasto si ammorbidirà e si staccherà facilmente dalle pareti. Questa lavorazione permetterà la formazione della gabbia del glutine, che poi non è nient'altro che la struttura che permette al pane durante la cottura di crescere non solo in larghezza ma soprattutto verso l'alto. Non tutti hanno la planetaria, quindi sicuramente mi chiederete se è possibile fare questo impasto manualmente. La risposta è ovviamente sì, potete farlo. Il tempo sia all'interno della macchina che manualmente è sempre 20 minuti. Guardate quanto è bello questo impasto. È facilissimo da lavorare perché ha una bassa idratazione, quindi non ha bisogno della spatola, basta semplicemente dargli delle pieghe in questa maniera. È stupendo, vedete? Fantastico.
Formare dunque una palla, metterla all'interno del cestello della planetaria, coprire con uno straccettino di cotone, un classico torcione da cucina, quindi mettere in forno e far riposare per 90 minuti, almeno 90 minuti, perché deve raddoppiare il proprio volume. Guardate che meraviglia, che spettacolo! Wow! Ora, con una spatola andiamo a staccare l'impasto dalle pareti senza schiacciarlo. È importante che non schiacciamo l'impasto perché sennò andiamo a perdere tutta la fase di lievitazione. Intanto vi ricordo un dato: più è alta l'idratazione, quindi più acqua c'è all'interno dell'impasto, più le bolle saranno grosse. Più è bassa, più le bolle saranno fini. Ok? Molto bene. Prendiamo un foglio di carta da forno e lo mettiamo su una teglia, quindi gli adagiamo sopra l'impasto e facciamo la seconda lievitazione. Questa dovrà durare sempre all'interno del forno per 30 minuti. Passato questo tempo di lievitazione, guardate com'è cresciuto il risultato che abbiamo ottenuto, è davvero fantastico. Ora gli mettiamo sopra un pochino di semola rimacinata, questa è importante perché aiuterà la formazione della crosta, vedete, gliela spargiamo bene, dopodiché andiamo a fare i classici tagli. Perché si fanno i tagli sul pane? Ve lo spiego. Questi tagli servono per permettere la fuoriuscita dell'umidità all'interno del pane, perché il pane all'interno deve avere un'umidità residua non superiore al 33%. Con una spatola facciamo quella che viene chiamata formatura del pane, cioè prendiamo i bordi della pagnotta e li portiamo verso l'interno. Questo a cosa serve? Serve a far crescere il pane verso l'alto. Se non fate questa piccola manovra, il pane crescerà verso il largo e verrà fuori un pane sicuramente molto buono, che viene chiamato anche cappello di prete. Però noi vogliamo fare il pane classico e quindi gli andiamo a fare questa fase con la spatola. Ora siamo pronti per l'ultima fase di lievitazione. Lo copriamo con uno straccettino e lo facciamo riposare per altri 15 minuti. Va coperto perché gli spifferi d'aria potrebbero andare a influenzare la sua lievitazione, potrebbero creare dei problemi al pane. Trascorsi questi 15 minuti è pronto per essere cucinato. Parliamo dunque della cottura. Forno preriscaldato a 250 gradi. Accendetelo 15 minuti prima di infornare il pane. Il forno deve essere statico e non ventilato. Prima fase di cottura, 10 minuti a 250 gradi. Trascorsi questi 10 minuti, aprite leggermente lo sportello del forno per far uscire l'umidità, basteranno pochi secondi. Quindi richiudete il forno e abbassate la temperatura del forno a 210 gradi e cuocerlo per altri 45-50 minuti, dipende un pochino da quanto grandi avete fatto i pezzi di pane, o da mezzo chilo oppure da un chilo. Verso fine cottura, quando vediamo che comincia a colorarsi, mettere un foglio di stagnola sopra il pane, questo per evitare appunto che si colori eccessivamente. Finalmente il pane è cotto, ma non è ancora pronto. Bisogna spegnere il forno, sfornare il pane, metterlo su una griglia, rimetterlo all'interno del forno, tenere lo sportello del forno semi aperto e lasciare il pane dentro il forno sulla griglia per almeno una ventina di minuti. E ora vi faccio sentire il canto del pane. Wow, sentite che meraviglia, il canto del pane. Ok, avete ragione, si è colorito un pelo troppo, avrei dovuto mettere un po' prima il foglio di alluminio, ma la colpa è vostra, stavo rispondendo ai vostri di messaggi. Ok, no, devo prestare più attenzione. Però non ha influito sul sapore. Se avessi aspettato ancora, sicuramente mi avrebbe fatto la crosticina amarognola. Invece in questo caso l'ho assaggiato ed è fantastico, ed è perfetto. E voilà, léger sont fait. E adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio. L'abbiamo tagliato, avete visto, è ancora un po' caldo, quindi ancora deve perdere un pochino di quella sua umidità. Più che altro con la temperatura va a perderla e quindi diventa perfetto. È bello croccante, è proprio profumato, buonissimo. Se notate il dettaglio, che la crosta in base al disciplinare deve essere di 3 mm e qua ci siamo alla grande. Va bene, dai, comunque non si può dire che facciamo il pane di alta mura perché è un prodotto particolare,
ma possiamo dire che abbiamo fatto un prodotto tipo pane di Altamura. Poi un'altra cosa che volevo dirvi, che se per caso voi volete fare lo stesso tipo di pane con il lievito madre, quello che avete voi a casa, il lievito bambino, il lievito figlio, il lievito cugino, nipote, potete farlo in questa maniera. Dovete rinfrescarlo 3 volte, ogni 4 ore, quindi lo rinfrescate, e dopo dal prodotto che avete rinfrescato prelevate 200 euro, prelevate 200 euro e la utilizzate al posto del lievitino. Ok, molto molto semplice. Bene, allora, guardate che meraviglia, andiamo a fare la prova dell'assaggio. Ma prima vi vorrei ricordare di iscrivervi al canale, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace, perché ne vale veramente la pena, ovviamente. E poi il mio sito internet dove trovate tutte quante le mie video ricette. Bene, la prova dell'assaggio. Allora, la prova la facciamo con un pochino di olio extravergine di oliva italiano, di quello buono, come direbbe il Bocca. Guardate, vedete? Guarda che meraviglia. Vabbè, proprio bello e colorato anche quest'olio, eh? Ma poi il pane, guarda com'è morbido, soffice, e spumoso. Guarda un poco, vediamo, sarà buono o non sarà buono? Alla prossima video ricetta. Ciao.